assegnata una funzione di classe C1, un intervallo AB, esiste sempre una curva regolare il cui sostegno coincide col grafico della funzione. Sia F una funzione di classe C1 sull'intervallo AB. Allora, phi a t appartenente ad AB assorta t f di t appartenente ad R4 è una curva semplice e regolare il cui sostegno coincide con il grafico di F. Questa è la nostra funzione F. Allora, questa curva, questa è una curva semplice, ovviamente, perché se T1 è diverso da T2, la prima componente va phi di T1, F di T1 è diverso da phi di T2, F di T2, perché le prime componenti sono diverse. Quindi è semplice, è evidente che è semplice. Ovvio che per definizione il grafico di questa funzione coincide col sostegno di questa curva. Infatti, chi è il grafico di questa funzione? L'insieme delle coppie T, F di T con T appartenenti alla B. Chi è il sostegno di questa funzione? Per definizione, T, F di T con T appartenenti alla B. Prima cosa da far vedere è che questa curva è regolare. Ora, calcoliamoci il primo di qui. Questo è uguale a 1 F di T e ogni T appartenente alla B, che ovviamente è diverso dal vettore nullo, perché la prima componente è 1, quindi la curva è regolare. Calcoliamo la lunghezza di phi. L di phi è uguale all'integrale da B della norma di phi primo di t in dt, che è uguale all'integrale da B della radice, la norma di questo vettore chi è? La radice quadrata di 1 più il quadrato della derivata di f, 1 più f di t al quadrato. Per esempio, se f è uguale a x appartenente all'intervallo 0,1 associa x appartenente a 0,1, questo è il suo grafico, chi sarà appartenente a 0,1 associa. La prima componente è sempre t, la seconda è f di t, in questo caso fx mi sarà t appartenente
essere adeguato. Chiaro che se questa curva è di phi è uguale all'integrale da 0 e 1, l'integrale di questa funzione che è? Questa curva è 1, 1, mi viene radical 2. Allora, scriviamo l'equazione della retta tangente a questa curva. C'è un punto P con 0 appartenente ad AB aperto. Chi è l'equazione della retta tangente? Che ottavo appartenente ad E associa P di T con 0 più tau per phi prima di t con 0. Questa è l'equazione parametrica della retta tangente alla curva del punto phi di t con 0. In generale, quindi, se la curva phi è generata a partire da questa funzione f, avremo questo qua, phi di t con 0, f di t con 0. Più tau phi primo di t con 0 esatto da 1 f primo di t con 0 di t con 0, d'accordo? Quindi nel caso cosa deve essere? Questa è l'equazione parametrica della retta x uguale a t con 0 più tau y sarà uguale a f t con 0 più tau f primo di t con 0, d'accordo? Quindi applichiamo città dalla prima e otteniamo che t è uguale a x meno t con 0 più y è uguale a f di t con 0 più x meno t con 0 per f di t per il punto t con 0. Questa è l'equazione della retta tangente alla curva nel punto phi di t con 0. Questo è altro che qua, perché voi avete già visto in analisi 1, la retta tangente al grafico della f nel punto t con 0 f di t con 0, d'accordo? Abbiamo visto che se avete una funzione definita in un intervallo di R di classe C1, esiste una curva il cui sostegno è il grafico della curva. In parte può invertire questo risultato, in modo che sia phi
di A, B, esiste una curva regolare, se F di A, B in R quadro, una curva regolare e semplice. Allora, il sostegno di Φ è localmente il grafico di una funzione di classe C1. Questo è il suo sostegno, d'accordo? Prendete un punto sul sostegno, considerate un intorno di questo punto, o meglio, fissate un punto sul sostegno, è possibile trovare un intorno di questo punto tale che l'intersezione di questo intorno con il sostegno, in questo caso questo, è il grafico di una funzione di classe C1. Questo sta dicendo il testo, d'accordo? Quindi fissate un punto sul sostegno, riuscite a trovare un intorno di quel punto tale che esiste un intorno di quel punto tale che nel R4 tale che l'intersezione di questo intorno con il sostegno e il grafico è una funzione di classe C1. Questo vuol dire localmente. Ragazzi, non è vero, in generale, se quando vedete la parola localmente il risultato è più vero. Per esempio, questa, il sostegno di questa curva, la circonferenza, non è il grafico di una funzione, ovviamente. Perché non è il grafico, non è una funzione rispetto all'asse X, non è rispetto all'asse Y. Perché se prendete per esempio una retta parallela all'asse X, all'asse Y, cioè, escluso questi punti l'interseca in due punti, escluso questi punti l'interseca in due punti, d'accordo? Quindi non può essere grafico, d'accordo. Altro fatto, togliete il fatto che la curva, ipotesi che la curva è semplice, tutto non è più vero. La curva gamma Φ vale che a Φ appartenente a meno 2 e 2 associa sia al cubo meno t sia al quadrato meno 1. La curva fatta così sul progetto. Ovviamente, se prendete il punto all'origine, questa è una curva di classe C1, la curva, anzi, questa è una curva regolare, ma non è semplice. Perché Φ meno 1 è uguale a Φ di 1 è uguale a 0. Se calcolate Φ di meno 1 e Φ di 1 viene 0, quindi la curva sia l'istante, la persona sia l'istante meno 1 e l'istante 1 passa da questo punto. Comunque vedete intorno di quel punto il sostegno, questo è il sostegno, questa specie di croce, e non è certamente, non può essere certamente il grafico, non può essere certamente un grafico di una funzione. Yeah.
assegniamo sia a rho una funzione continua in intervallo tra 0 e 1. Ragazzi, con questo simbolo denoteremo questa curva, la curva che a teta appartenente all'intervallo teta 0, teta 1 associa rho di teta cosine di teta rho di teta seno di teta. Quindi quando c'è, una volta che avete segnato la funzione rho continua, con questo simbolo denoteremo questa curva. Come è fatta questa curva in generale? Questo è altro che rho di teta cosine teta. Il punto rho di teta cosine teta dove sta? Sulla circonferenza di centro origine fissate teta. Questo è il punto rho di teta, scusate, il punto cosine teta sen teta si trova sulla circonferenza di centro origine e raggiungo, e questo è l'angolo di teta. Se moltiplicate per rho, che cosa state facendo? State dilatando questo punto. Se rho è maggiore di 1 lo portate fuori dalla circonferenza, sempre. Se rho è maggiore di 1 lo portate all'interno della circonferenza, sempre su questa retta. Allora ragazzi, se rho è costante, cosa avete? La circonferenza di raggio rho, d'accordo? Però in generale rho può dipendere da la teta. Ad ogni angolo cambia la distanza del punto dall'origine. Quindi avete una cosa per esempio. Questo è il teta e questo è il rho di teta. Cambiando teta cambia la distanza del punto dall'origine, una curva di questo tipo. Vabbè, vediamo un po'. Composizione. Sia no, una funzione classica C1 dell'intervallo AB. Allora, no, è irregolare se e solo se rho primo di teta al quadrato più rho di teta al quadrato è maggiore di 0, però rho di teta appartenente a teta 0 teta 1. Facciamo vedere questo fatto. Una volta che avete la funzione, avete assegnato la funzione rho, d'accordo? Di classe C1. Per vedere se la curva regolare, per cui la vostra curva che abbiamo indicato con questo simbolo, è regolare, basta controllare e si è verificata questa proprietà. Cosa vuol dire che è regolare, ragazzi? Questa, cosa vuol dire che è regolare? Che la derivata prima di questa funzione non si annulla mai per ogni teta appartenente a teta 0 teta 1 aperto. Appena c'è la derivata di questa funzione. Ragazzi, permettetemi di non riportare, dici, a posto di rho di teta, dici soltanto rho, di non riportare la teta, però anche sentire la scrittura. Ho inteso che è un rho di teta. Per fare la derivata della prima, questa è la derivata della seconda. Questo viene.
rho primo coseno di teta meno rho seno di teta. Secondo componente, rho primo coseno di teta più, no scusa, rho primo seno di teta più rho coseno di teta, d'accordo? Sappiamo la norma di questa quantità. Che devo fare? La radice quadrata del quadrato della prima componente più il quadrato della seconda componente. Allora, quando faccio il doppio prodotto, in cosa, qui come doppio prodotto viene il rho primo coseno seno. Qua mi uscirà, qua scusa, viene meno rho primo coseno seno come doppio prodotto. Qua mi verrà zordo primo seno coseno e quindi si ride. D'accordo? Cosa resta? Il quadrato di questo è lo primo quadro coseno quadro teta. Qui un po' lo primo quadro più lo primo quadro seno quadro teta, quindi mi resta soltanto lo primo al quadro. Più. Poi qui ho lo quadro seno quadro teta. Qui ho rho quadro coseno quadro teta, quindi viene più rho quadro. Allora, la vostra curva è regolare se non quando sei questa quantità è maggiore di 0, però di teta appartenente a teta 0 teta 1. Per esempio, legato a maggiore di 0 si arroga che a teta appartenente a meno pi greco pi greco a sopra a 1 più coseno di teta. Sarà la vostra curva, ragazzi? Che cosa intendo con questo simbolo? Che è questo simbolo? Che a teta appartenente a meno di greco di greco a sasha. Questo è il vostro di teta a per 1 più coseno in teta per coseno di teta a per 1 più coseno in teta coseno di teta, d'accordo? Con questo simbolo sto denotando questa curva di R quadro. Domanda, questa curva è regolare? Per vedere se è regolare dobbiamo fare, ovviamente questa è una funzione di classe rho e di classe C1, d'accordo? Quindi per vedere se è regolare basta fare questo controllo. Quindi cosa calcolare? La derivata di rho è meno a seno al quadrato seno quadro teta più a al quadrato per 1 più coseno di teta al quadrato. La derivata di rho al quadrato più rho al quadrato, questo è uguale a
a quadro sin quadro teta più a quadro più a quadro cosin quadro teta più due volte a quadro cosino teta. Provate. Allora, sai, tra quadri in evidenza. E quindi, se in quadro teta, più cosa in quadro teta fa 1, più 1 fa 2. Sarete 2 in evidenza, 2 in evidenza ancora. 2. Quindi 1 più cosino di teta. Provate. E mi viene a quadro, viene qua 1 a quadro, più 1 a quadro viene 2 a quadro. 2 a quadro in evidenza viene 1 più cosino di teta. Il cosino deve essere uguale a meno 1 e quindi siamo sugli estremi, d'accordo? Noi siamo, lo diciamo questi noi tra la meno più che pi greco qui, d'accordo? Perché? Perché nel meno, questo è il punto meno pi greco, però meno pi greco e pi greco sarà il problema, trovate? Però il meno pi greco e pi greco sono gli estremi, quindi non ci sono problemi. D'accordo? È chiaro, ragazzi? Perché la proprietà deve essere verificata per ogni teta interno all'intervallo di con 0 di con 1. Cosa succede che se non ci interessa? È diverso, ragazzi, se invece di mettermi sull'intervallo meno pi greco pi greco, se mi fossi messo sull'intervallo 0 di pi greco, a quel punto non sarebbe stata più regolare la curva. Intendiamo ovviamente che la funzione f è continua. F si dice c1 a tratti se esistono k più 1 punti.
Ragazzi, abbiamo parlato di curva dei valori attratti, cosa vi chiedevamo? Che queste restrizioni fossero oltre fossero regolari. Invece qua rientriamo soltanto sulle classi C1, d'accordo? Sugli intervalli chiusi. Allora ragazzi, abbiamo visto che le curve di classe C1 sono rettificabili, hanno lunghezza finita. E abbiamo visto come calcolare l'integrale. Lo stesso risultato continua a valere per le curve di classe C1 a tratti. Teorema. Sia P a P appartenente ad AB, quindi P appartenente ad N, una curva di classe C1 a tratti. Allora, Φ è una Φ è rettificabile e la lunghezza di Φ è uguale all'integrale da A e B della norma di Φ' di Φ in dt. Questa funzione, guardate, questa è la funzione C1, questa poi è la funzione continua a tratti, d'accordo? Per ogni punto, nei punti in cui non è continua, esiste il limite destro e il limite sinistro. E quindi questa funzione è integrale. E questa è anche uguale, sommatorio più uguale a 1, l'integrale tra t con i meno 1, t con i, la norma di t primo, dt. Che questa funzione ha un numero di discontinuità, per ogni punto di discontinuità esiste il destro e il sinistro finito, quindi integrabile. Per esempio, la funzione Φ a chi appartenente all'ora 1-1 associa il modulo di T, la associa Φ modulo di T appartenente L4, d'accordo? Questa funzione, questa non è una funzione di classe, questa curva non è C1, perché la seconda componente, la componente di classe C1, la seconda componente non è di classe C1, d'accordo? Però chi è il grafico di questa funzione? Chi è il sostegno di questa scala di questa curva? Non è altro che il grafico della funzione non ha solo di T. Quindi questa funzione, questa curva non è di classe C1, ma ovviamente è una curva di classe C1 a tratti. Perché Φ vale che la T appartenente a meno 1, 0 associa T quando T è minore di 0 in modo di T uguale a meno T. Meno T appartenente ad L quadro, questa è di classe C1. Questa è scusate, se tu T è l'intervallo meno 1 0. E anche la sezione di T è l'intervallo 0 1, cioè che la T appartenente 0 1 associa T T appartenente a L quadro è una funzione di classe C, d'accordo? Quindi
questa curva e C1 a tratti. E quindi è rettificabile. Perché la lunghezza di filo? Lunghezza di filo, devo usare questa formula, uguale integrale tra meno 1 e 0. Per fare la derivata di questa funzione, la di questa funzione 1 meno 1. Quando fate la norma, viene radica. Quindi tra 0 e 1, allora di questa funzione viene 1 1, la norma è radica 2. Ma tu lo radica 2. Definiamo adesso l'integrale di una funzione lungo una curva. Definizione. Sia la a t appartenente ad a b associa t di t appartenente ad R alla N, la curva C1 a tratti. Sia F di A contenuto in R alla N a valore di energia, la funzione continua con A aperto e tale che A contenga i supporti F. Il supporto di F, scusate, il sostegno da chiamare. Segno di Φ contenuto in A. Ragazzi, definiamo l'integrale curvilineo di F lungo la curva, lo denominiamo questo simbolo F Φ des, questa parte, l'integrale tra A e B di F di Φ per la norma di questo è un simbolo F Φ des, un simbolo che denota questo integrale. Grazie, andiamo a questo integrale. Vediamo se tutto ha senso. Fi è definita in AB e ha valori in R alla N. Precisamente, Fi di T appartiene al sostegno, a Fi di
Φ di A appartiene al sostegno di Φ, a Φ di AB. D'accordo? Ma Φ di AB è contenuto in A per ipotesi. Quindi possiamo calcolarci la F di Φ di T. Poi, Φ è una curva surattrattati, quindi è continua Φ. F è continua, quindi la composizione è una funzione continua. Quindi questa funzione continua, Φ primo, Φ è una curva C1 a tratti. Quindi questa funzione, la norma, è una funzione continua a tratti. In ogni punto, i punti di discontinuità, i limiti destra e sinistra esistono finiti. D'accordo? Allora questa funzione è integrabile su AB. Questa è una funzione, ragazzi, di una variabile reale. Questo è un numero reale, valore inerte. Quindi l'integrale che avete visto è bravissimo. Questa funzione è integrabile su AB. Che è un'integrale di E più Φ per questa quantità. Poi più tardi cercheremo di capire un po' il significato geometrico di questo integrale. Ha alcune proprietà dell'integrale. L'integrale su Φ di F in S in modulo è più piccolo del massimo del modulo di F su Φ di AB per la lunghezza di Φ. Right.
ragazzi, qui è il massimo, cioè il massimo di f di φ di t con p con t appartenente alla b, e questo massimo esiste perché f e φ sono funzioni continue, la composta è continua, e quindi appena il teorema di Weierstrass per alunni, sì, è un conto immediato, vado a casa dell'esercizio. L'integrale di f su t in delta, lo posso scrivere, posso scrivere con l'integrale della sezione di t all'intervallo a c di f più l'integrale con la sezione di f all'intervallo c di f di s. Questa proprietà serve immediatamente alla definizione di integrale curvilinea della proprietà degli integrali in F. Poi più tardi, ora so, faremo un po' qualche esempio, qualche calcolo di integrale lungo la. Facciamo un intervallo, poi